Allora, buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi. Il primo in realtà oggi Alessandro Pierri, poi Antonietta Zordan, eccola qua Antonietta, non sei esattamente la prima ma sei seconda. Buongiorno a Roberta e tanti altri, sono arrivati Giancarlo Travaggin e sul Alberta Amadori. Bene, allora vediamo subito quali sono i temi della giornata. E devo dire la verità che siamo tutti quanti ancora sulla vicenda Cospito. Cospito è uno che ieri scopriamo, tra l'altro da una dichiarazione che ha fatto la Meloni in trasmissione a Rete 4 da Del Debbio, che già nel 91 ebbe la grazia da Cossiga e poi uscì e sparò. Sparò e gambizzò un dirigente, un ingegnere dell'Ansaldo, e quello fu uno dei momenti più belli della sua vita, come Cospito ha detto in tribunale mentre lo stavano condannando. Se per lui quello è uno dei momenti più belli della propria vita, io penso che uno dei momenti più belli della nostra vita è isolare totalmente Cospito. O Cospito, anzi Cospito, dal consenso civile, perché uno che pensa che il momento più bello della sua vita è aver fatto del male a un uomo, avendolo gambizzato, avendolo reso storpio, beh, insomma, francamente, non fa parte della comunità di persone che io vorrei che minimamente avessero a che fare con me. Non so come la pensate voi, ma insomma, io almeno su questo, anzi, lo so benissimo, è una cazzo di retorica quella che dico. Non so come la pensate voi, la pensate tutti come me, perché ogni persona civile la deve pensare così, se no, se ne andasse a quel paese, non certo a fare la zuppa. Ma il punto fondamentale è che di questa vicenda di Cospito e del 41 bis e del fatto che è la luna, non il dito, che il Cospito insieme a tre mafiosi stesse facendo una battaglia. Intanto grazie per il tuo badge, buongiorno Nick e ben ritrovati a tutti, Marco Peroni. Ma la cosa che mi fa impazzire è che Cospito stava in carcere e cercava di convincere, ed era, anzi, lavorava insieme a tre mafiosi, uno che doveva al posto di Brusca schiacciare il bottone per cui c'è stata la strage di Falcone e Borsellino, l'altro che è uno strangolatore, insomma gente di questa risma qua. Beh, insomma, erano tutti al 41 bis e tutti quanti dicono: dai, vai avanti, facciamo una battaglia contro il 41 bis, contro l'umanità del 41 bis. Calcolate che il 41 bis non è una bella cosa e ha degli atteggiamenti sui quali si dovrebbe discutere con serenità, perché è violazione, rappresenta violazione di principi fondamentali della nostra vita, ma è applicato a delle bestie. Bestie, siccome qua non me ne fotte un cazzo di politicamente corretto, uno che ammazza nei modi in cui questi mafiosi hanno ammazzato ha un atteggiamento nei confronti della vita bestiale, non uguale agli esseri umani normali, va bene? È una bestia, cioè ammazza come noi, non so, possiamo berci una tazza di caffè. Bene, il punto adesso non è tanto quindi che ci sia un movimento di malavitosi che all'interno delle carceri, insieme a Cospito, cercano di abolire il 41 bis. Il punto è che questa cosa sia stata rivelata da Donzelli per via di documenti che gli ha raccontato il sottosegretario alla giustizia, Delmastro. Beh, insomma, Nordio, che ha fatto un'inchiesta su questa roba qua, dice: e Donzelli ha parlato Donzelli ha parlato riguardo una scheda di sintesi, dice Nordio, che non era coperta dal segreto di Stato e non era coperta Nordio dice sostanzialmente che quei documenti che ha letto questo signore in Parlamento non erano segreti. Ed è il titolo del Corriere della Sera. Invece Repubblica dice: Delmastro ha mentito. E qui ecco le carte che smentiscono il sottosegretario. Prima pagina di Repubblica. Ecco le carte che smentiscono il sottosegretario. E io mi vado a leggere questo documento famoso per cui per Repubblica noi abbiamo una specie di mentitore parlamentare, sottosegretario, ed è una cosa imbarazzante. Voi dovreste leggere queste carte, intanto pensate di essere piombati nel Medioevo, no, non nel Medioevo, pensate di essere portati alla bersagliera, perché Nordio ha bisogno delle carte per capire Cospito e qual era la situazione di Cospito. Il ministro di giustizia ha bisogno delle carte, allora dal carcere di Sassari fanno una relazione. Una relazione incredibile riguardo ai rapporti tra questi mafiosi e Cospito, e per fargli arrivare le carte incaricano un motociclista. Il motociclista da Sassari deve andare con queste carte, che sono carte riservate. Il problema è che Nordio c'ha fretta, e poi in questo periodo
questo nostro mondo tecnologico. Io adoro l'idea del motociclista col cappello come quello dei sordi, che prende le carte, se le mette dietro nello zaino e indefesso sfida gli elementi, prende il trachetto, arriva in Toscana, dalla Toscana scende per l'Aurelia, porca troia, e arriva tutto quanto è stanco da Nordio dopo 3 giorni. Il problema è che erano in ritardo queste carte, non arrivavano le carte, non è così pubblica. E quindi che cosa decide? Cosa cazzo facciamo se il ministro ha bisogno di carte riservate? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Il ministro ha bisogno di carte riservate su quello che sta succedendo in carcere, l'ho letto su Repubblica. Quindi il motociclista sta là con la sua motocicletta che sta cercando di arrivare da Nordio, giuro, in realtà tolgono di mezzo il motociclista e fanno un'email. Porca troia, questi geni hanno fatto l'email per mandare il rapporto del DAP a Nordio. Però c'è un piccolo problema, che per le leggi straordinarie di questo Stato, se tu mandi una mail, ovviamente, oppure non ovviamente, non so che cosa dirvi, ma la mail i documenti mandati per mail non sono più segreti, non possono essere inviati per qualche norma incredibile, perché in tutto il mondo si possono mandare mail segrete, in Italia evidentemente no, nonostante la PEC, la controcazzo di PEC, eccetera, però la mail non può più essere riservata, ma a divulgazione limitata. Quindi non sono più carte segrete, ma divulgazione limitata, perché se fossero arrivate con la moto potevano essere anche segrete, ma siccome non arrivano con la moto ma arrivano con l'email, nella email scrive Repubblica, c'è scritto che sono divulgazione limitata. Ragazzi, questa è l'Italia, porca troia, quelli c'hanno l'intelligenza artificiale. Oggi Veneziani se la prende con l'intelligenza artificiale, ci può anche stare, quello che volete voi, ma tra l'intelligenza porca troia artificiale e il poliziotto con la moto che porta i documenti a Viarenula a Roma dal carcere di Sassari, ma cazzo, ma ci sarà una via di mezzo? Con la moto, con la moto, con la moto. Siamo ridicoli, come dice qualcuno qua. E però il punto fondamentale è che Repubblica, ora, oltre a raccontare tutta questa cosa, quindi raccontando tutta questa cosa, smentisce che sono carte riservate, dice esattamente la cosa che dice Nordio, cioè che non erano carte riservate, non erano segrete, ma erano a divulgazione limitata. E quella divulgazione limitata è tutto da interpretare che cosa voglia dire, cioè se un parlamentare può essere uno di quelli a cui divulgano in maniera limitata quelle carte, poi se a sua volta quel parlamentare può farne un uso che abbiamo visto. Questa è la prima cosa. Oggi Lupi dice una cosa intelligente, secondo me è un parlamentare del centrodestra, come sapete voi, del centro, e dice: beh, Donzelli ha fatto tutto bene, non mi sembra nulla di coso, però certo, pensare che siano complici dei mafiosi i 4 del PD che vanno a trovare i carcerati, beh, su quello ha sbagliato e c'è stato un eccesso e poteva anche chiedere scusa. Ma il punto, sì, poteva anche chiedere scusa a Donzelli, ma il punto non è le scuse di Donzelli, ma è l'enormità di cui stiamo parlando. E l'enormità di cui stiamo parlando lo troviamo su Repubblica, che dice che ha detto una bugia del Mastro, che quelle carte sarebbero riservate, invece fa vedere come quelle carte non sono riservate ma sono a divulgazione limitata, e Repubblica racconta cosa c'è in quelle carte. Ma la cosa straordinaria, porca troia, dicono: Del Mastro, Donzelli, siete dei delinquenti, date informazioni riservate, non si deve fare. Poi prendi Repubblica e quelle cazzo di informazioni le danno loro in tutti i dettagli e spiegano che cosa hanno detto i mafiosi e come sono contro il 41 bis e quanto utilizzano Cospito. Cioè Repubblica attacca il parlamentare che dice quelle cose, ma lei stessa le scrive senza tema di smentita. Ma ragazzi, ma è una roba da matti. Tra l'altro questa cosa Capezzone l'aveva scritto proprio ieri sulla Verità. Guardate che quelle carte di cui sta parlando, che dovevano arrivare col motociclista e poi sono arrivate con l'email e che non sono più riservate ma sono a divulgazione limitata, già giravano per i giornali. Il Domani ne parlava. Questo è quello che scrive Capezzone. Ma di che stiamo parlando? Porro, ma cosa di cosa dice giustamente Carfora, però non mettere il maiuscolo che è sempre un po' maleducato. Non ci posso credere, mi sembra un film di Indiana Jones, Il messaggio perduto, una barzelletta del 2003, Il messaggero con la moto. Beh, è una storia stupenda. Non capisco perché con i libri in casa funziona tutto perfettamente, per tutto il resto solo per chi conviene. Vabbè, andiamo avanti. Un film comico lo è veramente,
E voglio andare avanti su ancora su questa roba di Cospito. Nel frattempo, mentre Melillo, che è il capo degli antimafia, ha dato un parere equivoco su mantenere o no al 41 bis questo signore, perché ha detto, beh, si potrebbe scegliere un'alternativa al 41 bis, cioè un carcere, diciamo, ad alta, come possiamo dire, ad alta sicurezza, mi sembra che ci sia un livello di carcere ad alta sicurezza in cui impediscono di fare tante cose ai carcerati. La Procura Generale, invece, ha dato parere positivo nel mantenimento del 41 bis, ha detto dobbiamo mantenere il 41 bis. Luca Fazzo fa un pezzo molto interessante sul giornale in cui racconta chi sono i 778 quarantunisti, come ho definito nel pezzo qui a corredo della nostra zuppa di porro, perché i quarantunisti sono questi, per la gran parte mi sembra 650-670 sono mafiosi, Sacra Corona ce ne sono 20 che sono i mafiosi, diciamo, pugliesi, quindi 20 anche della Sacra Corona Unita, cioè un botto di gente. E Sansonetti invece, che è quello che da sempre, in maniera, diciamo, molto lineare dal suo punto di vista, è contro il 41 bis, dice in realtà il 41 bis siamo in pochissimi a essere contro. Maggi, che ne ha parlato contro, radicale, Giachetti, che nel PD, ma anche lui è radicale, probabilmente contrario, e cita Orlando, che è contrario al 41 bis e che lo ha detto in maniera è chiara in questo tempo, ma in realtà il Parlamento è tutto dall'altra parte, il fronte è quello di Travaglio e del Mastro, accostando così il sinistra e destra. Nel frattempo però c'è un problema, perché domani ci sono i cortei degli anarchici, soprattutto a Roma, sarebbe secondo La Verità la polizia molto allarmata per un possibile saldatura dell'eversione con la criminalità organizzata, cioè quello che si pensa è che ci possano essere dei contatti tra smandraffoni e far casino domani a Roma. Davvero siamo alle comiche, qui Giachetti, cosa dici di Giachetti? Giachetti però, sì no, Giachetti dovrebbe essere contrario anche lui al 41 bis, ma guardate che essere contrario al 41 bis non è una cosa assurda, io la trovo una cosa su cui si può ragionare. La cosa che trovo assurda è tutta questa polemica che si è montata su Cospito e sulla sua, diciamo, come possiamo dire, leggerezza criminale, cosa che non è, e questo non toglie il discorso che si possa discutere. Intanto Rossella Rosi, grazie per il badge che mi hai dato. Nel frattempo passa il DDL, che vuol dire un disegno di legge governativo sull'autonomia. Questa autonomia è un via libera dato dal Consiglio dei Ministri all'autonomia regionale differenziata, cioè ogni regione potrà avere qualche potere in più anche su prerogative che vengono considerate molto centrali, come la scuola, per la sanità, per la verità già le regioni avevano un grande peso. La stampa dice alla Lega solo un contentino, la Lega è quella che ha sempre voluto parlare di autonomia, e poi vai a leggere il Corriere Veneto e Zaia si dice contentissimo, quindi forse non è soltanto un contentino, ma la stessa stampa dice la Lega solo un contentino per le regionali, e poi dice i medici così salta la sanità. Allora mi dovete spiegare, se sono un contentino, come fanno i medici a pensare che questo contentino sia stato fatto così, sia un contentino che ha qualche valore, se addirittura è a rischio la sanità, per la stampa, vai a capire. Sallusti fa un ragionamento diciamo più politico, dice un trionfo leghista e un affare per il Sud. Devo dire la verità, leggendo il Corriere della Puglia, il Corriere del Mezzogiorno, il Mattino, il Messaggero, che con un pezzo di Nello Aiello si arrabbia contro questa autonomia, tutti i giornali più o meno del Sud e anche quelli guidati a Bologna, come possiamo dire, da Bonaccini, sono tutti, la sinistra e il Sud è tutta contraria a questa legge sull'autonomia, mentre Sallusti dice che trionfo leghista e affare per il Sud, maggiori poteri sulla scuola. Io sono abbastanza dell'idea, evidentemente, perché molti di voi me l'hanno chiesto, che tanto più avvicini le scelte decisionali ai cittadini e tanto più i cittadini possono giudicare i loro politici, e questo è un punto sacrosanto. Se io ho uno che è responsabile di un finanziamento e poi quel finanziamento non produce i benefici, io prendo e lo caccio via. Questa è la teoria. Nella pratica bisogna vedere queste cose come vengono fatte. Un disegno di legge parlerà al Parlamento, verrà annacquato. Comunque, da Lombardo ho votato a favore dell'autonomia, dice Gianluca Giannetto, e forse solo Lombardia e Veneto in questo momento sono molto contenti, anche per motivi politici, di questa cosa. Pierpaolo Sette, buongiorno.
buongiorno Nicola e a tutti i commensali, perfetto. E, messaggero, vi ho detto, è molto arrabbiato, tra l'altro nel pezzo di Nello Aiello dice che nell'autonomia non si parla della capitale che viene ignorata. La capitale ha preso tanti di quei soldi che insomma negli ultimi anni, lo dico da romano, che forse sì, può essere anche ignorata in questa legge, ma non è certo ignorata nelle intenzioni dei nostri governatori. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 50 punti base. La Lagarde fa una conferenza stampa, trovo straordinaria la Bufacchi oggi, che è la più brava di tutti, che sul Sole 24 Ore, il Sole, nonostante sia il Sole. Poi c'ha dei giornalisti straordinari, come tutti i giornali, questo è un appunto che faccio. Quelli del Quotidiano Nazionale mi odiano perché gli ho detto che hanno fatto un sacco di cazzate. Alcuni giornalisti buoni ce l'hanno. Ovviamente, il Sole 24 Ore gli sto sulle balle, evidentemente, ma alcuni giornalisti bravi ce l'ha. Cioè, bisogna distinguere le istituzioni che uno pensa che siano intoccabili, il Sole, il Corriere, Repubblica, il Giornale, eccetera, dei singoli giornalisti che, essendo io un iper individualista, trovo che nonostante le istituzioni siano fenomenali. La Bufacchi, se vuoi leggere le robe della Banca Centrale Europea, è la più brava di tutte. Non ci sono cavoli, è una delle più brave in questo campo. E quando oggi nel suo pezzo su Sole 24 Ore mi scrive che la conferenza stampa ieri della Lagarde era piuttosto confusa, beh, devo dire la verità che di questa guida della Banca Centrale Europea ben diversa rispetto a quella di Mario Draghi, che era asettico, asciutto, whatever it takes, avete presente? Poi ci metti la Lagarde, che tra l'altro di economia e monetaria non sia una gigantesca esperta. Perché il punto è questo: aumentato dello 0,50 i tassi di interesse, quindi i famosi mutui, le tasse variabili, i tassi variabili, tutta quella roba lì che voi sapete aumenterà. Ma il punto sostanziale è che ieri la Lagarde, come fatto capito, a capire che aumenterà di altri 50 punti base a marzo, ma non è detto che siano 50, potrebbero essere 25. Comunque il percorso è in una parabola che non è detto che sia crescente, cioè di aumento di tassi di interesse, ma potrebbe essere decrescente. Quindi ieri i mercati, nonostante gli aumenti, sono andati benissimo, le borse, il BTP ha perso 40 punti base. Ci spiega oggi Moria Longo, anche lui bravissimo, sul Sole 24 Ore, che i BTP hanno perso valore per il semplice motivo che di secondo non è poco, e sapete perché? Perché si sono appiattite le curve e soprattutto c'erano la speculazione puntava ad aumento dei tassi di interesse e se l'è beccata in faccia. La speculazione è quella roba là, ogni tanto si becca in faccia e ogni tanto ci guadagna. L'ESECO, per dire come nel resto del mondo trattano la Banca Centrale Europea, invece è molto preoccupata, tassi di interesse più alti dal 2008, cioè è dal 2008 che non c'erano tassi di interesse così alti in Europa, 15 anni che non sono così alti. Poi c'è una questione politica molto interessante, la morte di Carra, 79 anni, ne parla Filippo Facci sul Libero, morto a 79 anni, subì il prezzo di mani pulite, simbolo della DC trascinata in ceppi, con quella foto di Carra che tutti conoscono con lui con le manette, vi ricordate oggi dove siamo arrivati con Provenzano, scusatemi, con Messina Denaro presa senza ceppi. Ma la cosa straordinaria, ce l'ho raccolta Maurizio Crippa oggi sul Foglio, è che poi alla fine fu arrestato per false e reticenti informazioni rese PM, non fu mai neanche condannato per, come si chiama, per Tangentopoli, per aver rubato i soldi. Questo lo misero in manette per fargli fare la sfilata davanti ai giornalisti e per umiliare lui alla Democrazia Cristiana. Questo è Mani Pulite, questo è Di Pietro, questo era il loro metodo. E questa roba qua fu fatta nei confronti di uno che disse: stai dicendo bugie al PM, non ti sei rubato dei soldi. Insomma, non so se vi rendete conto. E lì tutti i giornalisti erano tutti dalla parte di PM, tutti quanti dalla parte dei magistrati, e lì finì un mondo, tranne quello comunista, e quel mondo che lì è finito. Oggi i giornalisti mi diverte moltissimo che dicono: ah, Carra, un galantuomo, mani mortacci vostra, eravate tutti dall'altra parte. E Capone oggi racconta una storia incredibile sul Foglio, cioè di questo sindaco di Trani che dopo 8 anni, ringrazio Francesco per la tua donazione. Cinzia, la Sardegna è autonomia e qui tutto un disastro. I soldi come arrivano, arrivano, conta come vengono amministrati. Però hai veramente ragione. Devo dire la verità che hai veramente ragione, Cinzia. Pietro, ripeto, caro Nicola, un galantuomo mezzotarto, innocente come mette alle 5 di mattina, sbattuto in prima pagina. E come no? Ce lo ricordiamo tutti. E Capone ci ricorda invece questa storia un po' minore, perché questo Carra lo conosciamo tutti la vicenda di Enzo Tortora. Questo è un sindaco di Trani, del centrodestra. Questo sindaco del centrodestra di Trani viene arrestato e il GIP che l'arresta, mi sembra che sia, lo scrive che accetta l'arresto da parte del PM, mi sembra che sia la sorella di uno che era il capo del PD.
avversario di questo a Trani. È scritto tutto nel pezzo di Capone oggi sul Foglio. Ma la cosa straordinaria non è che questo dopo 8 anni viene assolto, questo sindaco di Trani, veramente da è incredibile. Io poi sono legato a Trani, l'adoro, è una città stupenda. Il sindaco era una brava persona ed è una brava persona e ha mollato tutto, gli hanno distrutto la vita. Ma la cosa incredibile è che il PM che lo ha mandato in galera e che ha creato una ha fatto tanti di quei casini che metà basta, è stato condannato in via definitiva per violenza privata, proprio in quell'inchiesta in cui è stato condannato il sindaco, in cui è stato assolto il sindaco. È una storia incredibile, la leggete su Capone oggi. Poi ci sono delle cose anche sempre molto divertenti sui giornali. E quando voi vedete la firma, ricordatevela, Paolo Berizzi, favolosa, le mani della destra sulla cultura! Nel mirino c'è il Salone del Libro. La Gioia non vuol fare più il presidente del Salone del Libro di Torino. E Paolo Berizzi, le mani della destra sulla cultura, i fascisti, il FEZ. Mette una pagina intera di cagate su Repubblica perché ci sono le mani della destra sulla cultura. Per ora ce n'è solo una, mi sembra di esercitare Alessandro Giuli, che è una persona per bene, intelligente, colta, al Maxi di Roma, che con tutto il rispetto per Giuli e per il Maxi non mi sembra esattamente il centro della cultura italiana, è un posto fichissimo, sono ben contento per Giuli, farà delle cose straordinarie, e peraltro sostituisce Giuli una che era una parlamentare del PD, che è stata bravissima magari, ma la Melandri non è che veniva, è nata come la Vergine Maria. La Melandri, cazzo, era una parlamentare dei comunisti, o DS, o PDS, o come diavolo si chiamavano. Ciao Nathan, buona giornata e buon lavoro. Dopo 7 anni assolto perché il fatto non sussiste, tutto perché ero di Forza Italia. Eccone un altro là, Nathan Altomare. Buona giornata e buon lavoro. Dopo 7 anni assolto, perché il fatto non sussiste, tutto perché ero di Forza Italia. Quanti ce ne sono di questi tipi? Anche Nathan, che ci seguo sempre con affetto. Quindi quello che voglio dire, le mani della destra sulla cultura, perché ci sarebbe un consulente del ministro che si chiama Francesco Giubilei, cazzo. Francesco Giubilei, un amico mio, un amico nostro del sito Nicola Porro, il problema è che c'è Francesco Giubilei, consulente del ministro, come se i ministri di sinistra si portassero, non so, come consulenti dei pericolosi liberisti. No, ci sono portati solo comunisti, hanno occupato solo con comunisti. Mo il ministro Don Giuliano c'ha come consulente una persona colta, intelligente, editore, che non è di sinistra, ma potrà avere Francesco Giubilei come consulente? Non si può. Al posto della Melandri, parlamentare dei DS, dei comunisti, piazzata al Maxi, che non aveva nulla a che vedere col Maxi, mettono un uomo di cultura che non è candidato con nessuno, ma che è diario di centrodestra, ed è uno scandalo, ragazzi. E questa è Repubblica, Berizzi e questi qua. Nel frattempo, economia, dai. Ma la prima cosa che mi ha stupito è Claudio Cerasa. Oggi Claudio Cerasa fa un pezzo incredibile sul Foglio, il fondo del Foglio, che è quel pezzo centrale, dice i primi 100 giorni di Salvini, che noi abbiamo definito il truce, l'uomo in mutande, l'uomo del papete. Cioè, il Foglio nei confronti di Salvini è stato non ingeneroso, più che ingeneroso, sembravo io con Berizzi, cioè un macigno. Oggi Cerasa dice possiamo dare atto che nei primi 100 giorni Salvini sulle questioni del Ministero dell'Infrastruttura ha fatto solo bene, ha cercato di evitare Italia dei No, ha girato per tutti i cantieri, sta cercando di aprire, insomma un elogio del ministro in lotta contro la cultura del no immerso nei cantieri, trovato non sul giornale, non sulla Verità, non sul Libero, ma sul giornale che più ha attaccato il truce, cioè individuandolo in truce, cioè il Foglio. Rete Team nel frattempo un gran casino, e lì vedremo come ne esce, perché ora tocca CDP, ci spiega MF, e il titolo dentro ieri ha fatto il 9,5% perché l'offerta da 28 miliardi per togliere la Rete Team l'ha fatto saltare, crollerà il prezzo del bolletto del 34%, scrivono tutti quanti i giornali. E poi vi segnalo, perché è da segnalare, l'intervista a Pignataro, non avevo mai letto una sua intervista, e questo grande finanziere che ha avviato un software per la gestione del back office delle banche, vive a Londra, stramiliardario per meriti suoi, da informatico nerd qual era, è diventato uno dei più grandi e più importanti capitalisti
capitalisti del mondo, si è comprato il CERVED e altre società italiane, ha investito in Italia negli ultimi due anni 4,6 miliardi di euro. Intervistato oggi dal Sole, fondatore del gruppo Ion, e devo dire una delle cose più interessanti che l'Italia ha prodotto negli ultimi anni, vale la pena leggere l'intervista sul Sole perché è un personaggio che vale la pena. Ci vediamo se avete voglia questa sera alle 21, vi dico come si chiama se qualcuno di voi volesse venire, a Sovico, qui vicino a Monza, al Cinema Teatro di Sovico. Se voi avete tempo, voglia, presenterò Il Padre Eterno e il Liberale, anche perché mi sono reso conto che tanti amici che seguono la zuppa non sanno che ho scritto un libro, vi giuro. Giurin giuretto, c'è gente che non sa che ho scritto un libro che si chiama Il Padre Eterno e il Liberale. Siccome non sono stato per niente signore su questa roba, che tutte le volte ve ne parlo, tutte le volte faccio promozione, io chiedo, o sono rincoglioniti i commensali, oppure non mi seguono fino alla fine. Comunque, Il Padre Eterno e Liberale, se volete vedere quest'oggi la presentazione, potete venire a trovarmi al Teatro Cinema di Sovico questa sera alle 21, oppure compratevi il libro su Amazon e soprattutto se riuscite nelle vostre librerie di prossimità, non perché io ce l'abbia con Amazon o sia particolarmente affezionato alle librerie, ma le librerie sono il luogo più bello dove poter comprare, vedere, consultare i libri, sempre che ci siano dei librai che non mettono il mio libro, come ho trovato nella sezione religioni. Insopportabile uomo di destra, la prima che hai detto, caro Nicola, poi lo sappiamo tutti come si fa a non sapere, padre mio perché mi hai abbandonato, vabbè, e direi che noi ci vediamo domani con la zuppa di porro, ciao. Sovico.